precisi. Ora, il primo tra tutti è l'assenza di Drew. Drew è un grandissimo giocatore e la Scavolini non ha potuto concedere alle altre formazioni europee l'assenza di un giocatore così importante. Poi forse, probabilmente, indubbiamente fino a questo momento, diciamo dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'orgoglio, dal punto di vista del collettivo, questo è un gruppo che sta facendo un grandissimo onore alla pallacanestro italiana. Ancora l'azione d'attacco del Real Madrid, c'è un tiro al canestro di Pedro, è il miglior giocatore in campo fino a questo momento, a parte i 46 punti segnati fino a questo momento, realizza. Conclusione dalla parte opposta sui tre, ho visto quasi sempre un'entrata e una penetrazione di Gentile. Da Biriunkov a Cargol, arriva Petrovic, pronto, va alla conclusione ma sbaglia, ed ecco Caserta in contropiede con Gentile, si libera Franco Boselle, poi Gentile preferisce andare in penetrazione e va a concludere. Sulle squadre e con pieno merito. Giancarlo, se da una parte abbiamo visto soprattutto un ottimo Biriunkov, chi è che ti ha impressionato di più fino a questo momento nella formazione italiana? Io direi che Gentile ha giocato molto bene. Ma indubbiamente Gentile in questa partita ha dato, adesso non conosco le cifre, ma una buonissima percentuale di tiro anche nei canestri da tre punti. Ancora un canestro del Real Madrid. Giancarlo, in Europa secondo te qual è il giocatore adatto per limitare il più possibile Petrovic? Ma 102 a 99 con una rimessa per la Snedro Caserta, Esposito porta palla, su Esposito c'è Biriunkov. Marco, ci vuole una bomba da tre, eccola qua, dai dentro, eccola lì. Bene Giancarlo, il suggerimento di Giancarlo è arrivato perfino. E abbiamo purtroppo sofferto fino alla sirena, ma comunque non ci sono stati di supplementari, viceversa qui ci sono, c'è il primo tempo supplementare, adesso vediamo qual è la squadra con maggiore saldezza di nervi. Qual è in questo momento lo stato d'animo dei giocatori? Naturalmente sono tutti. Oscar con 41 punti, anche lui oggi ha offerto una buona prestazione, gravato di 4 falle, realizza il primo tiro. Con i canestri, con i rimbalzi che ha preso, adesso vediamo in questa azione del Real Madrid abbastanza ragionata, che va addirittura al limite di 30 secondi, buonissima. Stoppata in questo momento di Klucskov, però viene considerata palla in discesa, quindi l'Italia ha vinto questa manifestazione 11 volte con l'Ignis, la Snaidero dal Real Madrid. Siamo ormai alle battute finali di questo tempo supplementare. Romair restituisce la palla a Llorente, poi c'è l'intervento finale in azione per mettere in gioco la palla. Ecco Gentile, va alla conclusione a tre punti. Gentile ci riesce, va a realizzare un bellissimo canestro. Gentile. E questa è l'unica cosa che possono fare, ma chiaramente Gentile ha ottenuto un canestro in condizioni sotto tutti gli aspetti molto difficili. Gli risponde immediatamente Petrovic, chiaramente adesso vediamo cosa succede, se Gentile ripete l'azione di prima e realizza ancora. Questo ragazzo sta giocando una partita veramente straordinaria. Vediamo, fallo di VTL. Fallo di Oscar Smith che esce, ha realizzato 44 punti e al suo posto entra Fulvio Polesello che fino all'anno scorso ha giocato a Roma e quest'anno gioca nella Snaidero Caserta. Due punti da recuperare per Caserta, ora in pressing, siamo proprio alle battute finali, mancano proprio 20 secondi circa, c'è una penetrazione di Petrovic che va a concludere 105. Ferdinando Gentile ancora in lunetta, grandissimo Gentile questa sera, d'altronde è un gran talento, è un mancino, pensate che ha solo 15 e ha 17, era già il capitano della sua squadra. Sì, indubbiamente Gentile rappresenta diciamo gli sforzi di Caserta nel mettere insieme un vivaio, è il primo talento. Real Madrid 113 Snedro Caserta, intanto Petrovic è arrivato a 60 punti, sbaglia la conclusione, giocatore del Real Madrid, la rimessa viene assegnata alla Snaidero e proprio in questo momento termina l'incontro 117 a 100.